Per quanto possibile, stai lontano dall'agitarsi che fa la gente. Infatti, anche se vi si attende con purezza di intenzione, l'occuparsi delle faccende del mondo è un grosso impaccio, perché ben presto si viene inquinati dalle vanità e fatti schiavi. Più di una volta vorrei essere stato zitto e non essere andato in mezzo alla gente. Ma perché andiamo parlando e chiacchierando così volentieri con altri, anche se poi è raro che, quando torniamo a stare zitti, non abbiamo qualche guasto alla coscienza? Parliamo così volentieri perché, con queste chiacchiere, cerchiamo di consolarci a vicenda e speriamo di sollevare il nostro animo oppresso dai vari pensieri. Inoltre, molto ci diletta discorrere e fantasticare delle cose che amiamo assai e che desideriamo, o di ciò che sembra contrastarci. Ma spesso, purtroppo, tutto questo è vano e inutile, già che una simile consolazione esteriore va molto a scapito di quella interiore e divina. Non dobbiamo passare il nostro tempo in ozio, ma in vigilie e in orazioni. E se possiamo, dobbiamo parlare, dire cose edificanti. Infatti, mentre il malvezzo e la trascuratezza del nostro progresso spirituale ci induce facilmente a tenere incustodita la nostra lingua, giova assai al nostro profitto interiore una devota conversione intorno alle cose dello spirito. Tanto più quando ci si unisca, nel nome di Dio, a persone animate da pari spiritualità.